Bene, buonasera a tutti i nostri ascoltatori per una nuova puntata di Osservatorio Antimafia. Stasera sono da solo, non ho la collaborazione di Antonella Intranò e spero di riuscire a fare altrettanto bene quando vivo con la sua presenza. Salutiamo i nostri, intanto salutiamo il nostro ospite che è l'avvocato Leonardo Sesta del Foro di Bari. Salutiamo il nostro regista che è Rosario Moreno, a cui fra un po' daremo la linea per i saluti al resto del condominio. E avremo anche fra un po' le notizie del direttore di pianetaoggitv.net, Massimo Bonella. Bene, prima di iniziare do la parola al nostro Rosario Moreno. Buonasera Rosario. Grazie Ugo, buonasera, buonasera al tuo ospite. Allora, come al solito faccio la lista della spesa del network, quindi come tutte le nostre dirette, questa sera siamo con Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana da Valdichiana, Modena Noi Radio, sempre di Modena. Ovviamente siamo anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Per quanto riguarda la web TV, siamo presenti sulla nostra pagina Radio Saiuz di Facebook, su Dailymotion e sul nostro sito radiosaiuz.it. La chat per fare domande oppure porre quesiti o quant'altro è aperta sia sul nostro sito che sui siti collegati del network. Ugo, ti ripasso la palla. Bene, grazie Rosario. Io la ripasso al direttore di pianetaoggitv.net, Massimo Bonella, per sapere se ci sono delle notizie di cui sapere. Massimo? Sì, grazie a Ugo Lombardi. Prendiamo la linea qui da Venezia, da Pianeta Oggi TV. Per meglio dire, che poi insomma rappresenta la redazione RST Radio Saiuz TV di Treviso. Diciamo che la notizia che emerge fra tutte, una di quelle che emerge fra tutte, è la seguente: Brescia arrestato in Portogallo a Fatima, Maurizio Tramonte condannato in via definitiva per la strage di Piazza della Loggia. Brescia risultava irraggiungibile da alcuni giorni, il suo cellulare era staccato. Dopo la sentenza non l'ho sentito, aveva detto il suo legale. Era irreperibile anche per la Procura di Milano che ha emesso l'ordine di esecuzione. All'altro condannato, Carlo Maria Maggi, gravemente malato, il provvedimento è stato notificato nella sua casa a Venezia. A Maggi sono stati concessi i domiciliari. Ieri in Cassazione la conferma degli ergastoli per entrambi. Ecco, speriamo che venga fatta luce anche nelle altre stragi. Mi viene in mente ad esempio la strage di Bologna, 80 morti, innocenti. Giriamo pagina, dunque il caso adesso di Englaro, il padre di Eluana Englaro, Beppino, verrà risarcito di quasi 133.000 euro dalla Regione Lombardia. Lo ha deciso il Consiglio di Stato respingendo il ricorso della Regione che non si fece carico del ricovero della ragazza in stato vegetativo per 17 anni in una struttura sanitaria adeguata per la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione come richiesto dal padre. Per questo Eluana fu poi trasferita dalla casa di cura di Lecco alla casa di riposo La Quiete di Udine, dove morì, lo ricordiamo, il 9 febbraio del 2009. Dopo questa, diciamo così, parentesi triste, veniamo alla pagina dall'Istria, o meglio Istria Oggi alle 22:06, brevemente la top news che emerge da questa zona, molto, lo ricordo, molto importante, una zona ricca di storie, di folklore. È una zona, diciamo, italiana, perché prima era terra italiana, vivono attualmente i nostri, diciamo, connazionali che
rimasero poi di là del confine. La notizia che emerge è questa: Zagabria, l'onorevole Furio Radin, eletto vicepresidente del SABR. Il presidente dell'Unione Italiana e deputato al SABR della Repubblica di Croazia per il seggio riservato alla Comunità Nazionale Italiana, onorevole Furio Radin, è stato eletto questo lunedì vicepresidente del Parlamento, con un plebiscito di voti a favore della sua nomina, 109 su 110. L'onorevole Radin farà ora parte della presidenza del Parlamento, insieme agli altri 5 vicepresidenti. Si tratta di un risultato molto importante, in quanto pienamente condiviso da maggioranza e opposizione, che valorizza il ruolo non solo delle minoranze nazionali nella società croata, favorendone il dialogo politico, ma anche di tutta la comunità nazionale italiana e della stessa Unione Italiana. Poi, brevemente, altre notizie: Fiume, premiazione del concorso San Vito 2017, a seguire Capodistria, convegno sulla scuola materna, Isola, forum italo-sloveno a Palazzo Manzioni. Torna a Fiume un frammento della storica Aquila Bicipite. È tutto per quanto riguarda la parte informativa da RST, Radio Sirius TV, Pineta Oggi TV. Alle 22.07 restituisco la linea a Bari, a Ugo Lombardi, dottor Ugo Lombardi, per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Prego. Bene, grazie direttore, grazie Massimo. Credo che dovremo sentirci verso la fine della trasmissione se ci saranno delle ultime notizie. Sì, caso di giornamenti, certo. Bene, grazie. Intanto risalutiamo il nostro ospite, l'avvocato Leonardo Sesta del Foro di Bari, con il quale affronteremo un argomento che credo sia molto attuale, ma anche molto partecipativo, e forse un po' troppo trascurato anche dagli enti, dalle strutture di informazione. Parleremo naturalmente di ecomafia e di inquinamento ambientale, ma anche delle leggi che dovrebbero regolamentare diciamo queste situazioni. Allora, l'avvocato Leonardo Sesta, che saluto, buonasera avvocato, è qui Buonasera. con noi. Incomincerei già col chiedergli se ci sono naturalmente nell'ordinamento giuridico delle leggi e dei limiti che possono comunque tutelare tutti noi dalle eventuali inadempienze che vengono compiute nel quotidiano, sia da ogni cittadino, ma soprattutto dalle grosse aziende che magari inquinano con molta facilità. Buonasera. Allora, per quanto riguarda l'impianto normativo in vigore, diciamo che l'intervento più significativo lo si è avuto nel 2015 con la disposizione nel codice penale dei cosiddetti reati di tratta, con la legge del 22 maggio 2015 numero 68 di una serie di articoli nel codice penale che hanno portato finalmente all'introduzione soprattutto dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale. Poi ci sono dei reati un po' meno importanti, sempre introdotti da questa legge, che sono il traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e l'omessa bonifica. Sono dei reati perseguibili d'ufficio. Quindi chiunque di noi si accorga che un ex cittadino compie dei reati del genere ha facoltà di segnalarlo nel modo più formale possibile alla pubblica autorità, e per pubblica autorità intendo anche il comando dei vigili urbani locali, e questi hanno il dovere di intervenire, di segnalare immediatamente ciò che poi riscontra alla procura, la quale attivarsi. Per la procura intendo la procura territorialmente competente. Si tratta di interventi importanti a livello normativo, un'azione molto energica, però ovviamente si tratta anche di interventi molto molto recenti, quindi si è avuto ben poco adesso come materiale giurisprudenziale per poter verificare la validità e la bontà di questo impianto normativo, cioè vedere in concreto se il legislatore del 2015 abbia o meno scritto delle norme efficienti. Se posso fare velocemente una riflessione, invece guardavo con molta preoccupazione
la normativa che è stata approvata recentemente dal Senato a proposito di un'altra fattispecie in cui comunque si parla sempre di reati ecomafia, che è quella della demolizione degli immobili abusivi. La mafia è anche nota per aver costruito tantissimo in modo abusivo. E questa è una legge che onestamente a me preoccupa molto, perché avendo visto lo schema che è passato già al Senato, si suddividono gli immobili da demolire in tre categorie e sembra quasi che ciò che non rientra in tre categorie, definite anche in modo molto molto sfumato, lo dico per i non addetti ai lavori, più le definizioni sono generiche, più aumenta la discrezionalità dell'interprete, in ultima analisi quella del magistrato, è più facile poi fare ricorsi e fare opposizioni opponendosi a questa interpretazione del magistrato. Arriviamo al problema. Sembra da quasi che se gli immobili non rientrano in una di queste tre categorie che adesso vi sintetizzo, quasi quasi ci sia stato un condono, nel senso che gli immobili che non rientrano in queste categorie non andrebbero demoliti. Queste tre categorie sono gli immobili di rilevante impatto ambientale o fabbricati su area demaniale o vincolata, gli immobili che per qualsiasi motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità e gli immobili che rientrano nella disponibilità di individui condannati per reati di associazione mafiosa, ovvero di soggetti colpiti da misure di prevenzione. Allora, se togliamo l'ultimo criterio che riguarda i soggetti che sono stati già condannati o sottoposti a misura di prevenzione per associazione di stampo mafioso, gli altri due criteri sono estremamente labili, nel senso che la discrezionalità è molto molto forte. Ma come dicevo prima, ciò che preoccupa ancora di più è che sembra da questo testo normativo che è stato licenziato dal Senato, che gli immobili abusivi che non rientrano in nessuna di queste tre categorie debbano essere lasciati in pace. Vale a dire, se l'immobile, per esempio, deturpa in modo, come posso dire, in modo forte, il paesaggio non è minimamente citato in questi criteri, un immobile che deturpa il paesaggio sembra quasi che debba rimanere intatto. La cosa che poi bisogna anche guardare, perché quando si valuta un impianto normativo, non solo bisogna valutarne la bontà formale, bisogna anche valutarne secondo quello che ci insegnano gli studiosi della cosiddetta analisi economica del diritto, l'efficienza. C'è un libro molto bello del professor De Nozza che insegna alla Statale di Milano, che si chiama Le norme efficienti, che ci fa capire che un sistema normativo non va valutato in base a quello che c'è scritto nella legge, ma in base a quello che è il risultato che produce. Torniamo al problema degli immobili abusivi. Quello che onestamente mi lascia molto perplesso è il finanziamento del fondo per le demolizioni, perché da quello che leggo il primo finanziamento sarà di soli 10 milioni di euro l'anno. Ora, giusto per chiarire, il sistema italiano, per sistema intendo la magistratura, ciò che ruota intorno alla magistratura, il sistema giustizio, non ha una propria organizzazione di mezzi e di personale per procedere alle demolizioni. Tempo addietro sentivo qualcuno che farfugliava in Sicilia: utilizziamo l'esercito. Ma anche questa ipotesi è sfumata. Ciò che cosa significa? Significa che quando bisogna demolire un palazzo, una casa, una villa abusiva, va svolta una gara d'appalto. Chi vince la gara d'appalto, ovviamente, se non viene pagato, il lavoro non lo svolge. A maggior ragione che poi, quando si tratta di andare a demolire in determinati contesti dove è facile che si rischi di procurarsi una serie di inimicizie che poi possono portare anche delle minacce di natura personale. Figuriamoci se un soggetto che non è certo di essere pagato o che sa che sarà pagato dopo 6 mesi, un anno, 2 anni, perché non c'è la copertura finanziaria, si andrà ad esporre ad un rischio del genere. Avvocato, mi perdoni, la interrompo un attimo, sennò poi rischia di diventare così. Lei sta dicendo cose molto, molto utili, però
rischia di diventare un monologo e io invece desidero con lei dialogare su argomenti sicuramente che riguardano la presenza della mafia, come potrebbe esserlo quello di cui sta discutendo, sta parlando ora, ma anche la presenza di immobili su terreni che hanno subito delle violenze, dove sono stati sepolti tonnellate e tonnellate di rifiuti. Questo è un evento che potrebbe verificarsi, così come magari nella trascurata ipotesi che ci possa essere la costruzione di un immobile senza le tutele necessarie, su, magari senza tutelarlo dalle emissioni di, mi viene in mente così, radon. Ecco, queste situazioni che possono essere naturalmente pericolose per la salute, al di là dei contenuti della legge racchiusi, come lei molto bene ha descritto, potrebbero essere utili per l'intervento delle autorità in questo caso, potrebbero indurre le autorità a intervenire. Guardi, il discorso è questo. Purtroppo l'impianto normativo che abbiamo è un impianto contraddittorio, perché se da un lato abbiamo avuto una legge che nel 2015 ha finalmente formalizzato questi reati, che valgono anche il caso che lei richiamava, cioè laddove qualcuno abbia tentato di occultare una discarica abusiva, io uso questa denominazione giusto per ragioni di sintesi, costruendoci qualcosa di sopra, questi reati valgono anche per quella fattispecie. Il problema in questa normativa però è molto simile a quello che noi stavamo vedendo per quanto riguarda gli immobili, dove emerge più chiaramente. Cioè, a fronte delle norme incriminatrici non c'è un piano di finanziamento consistente, congruo per quanto riguarda l'azione. Certo, avvocato. Quello che mi viene in mente, cioè, credo che i nostri ascoltatori interessi anche sapere, è come intanto, al di là delle leggi che dovranno essere approvate, magari migliorate dal nostro Parlamento, ammesso che riesca a funzionare, è come è possibile ora tutelarsi da una situazione di inquinamento che si fa sempre più devastante. Mi viene in mente una continua produzione di sostanze tossiche come l'anidride carbonica, che sono sempre oggetto di iniziative non sempre, anzi quasi sempre illegali, perché laddove brucia qualcosa si produce per esempio CO2. Ma la CO2 è quella che crea problemi con i gas serra. Allora, a proposito di queste emissioni inquinanti, ora, al di là delle leggi che stanno per essere emanate dai nostri parlamentari, ci sono delle tutele in atto, ci sono delle leggi che ci possono tutelare? Come può il cittadino tutelarsi? Allora, per quanto riguarda la tutela del cittadino, come spiegavo prima, la produzione illegale, la commercializzazione, il traffico di queste sostanze costituisce una forma di reato perseguibile d'ufficio. Questo significa che ogni cittadino ha il diritto e il dovere di denunciare qualora capti una situazione del genere. Il problema è la forza, perché poi spesso e volentieri e le denunce rimangono lettera morta. Allora, se devo esprimere un mio parere in merito, quello che io suggerisco è quello di incentivare molto l'associazionismo, perché ovviamente una denuncia sporta da un singolo cittadino rischia molte volte di rimanere lettera morta, anche perché purtroppo sono esperienze professionali capitate a me come ad altri colleghi, che soprattutto quando le denunce sono state sporte in piccoli paesi dove ci sono distaccamenti uffici o caserme dei carabinieri, o nei paesini un po' più grandi gli uffici periferici delle questure, e quindi questura vuol dire polizia, è successo che le denunce siano andate smarrite. Qualche volta c'è anche venuto da pensare volutamente smarrite. Quindi il cittadino la cosa che può fare è soprattutto quella di cercare di coinvolgere le associazioni, perché ci sono tante associazioni di categoria, anche molto molto valide,
che si sforzano di combattere contro l'inquinamento e contro le ecomafie. Quindi l'importante è, e poi ci vuole il coraggio, perché ovviamente, diciamocelo chiaramente, chi di noi fa una denuncia dicendo ho visto il mio vicino sotterrare un rifiuto e magari quel vicino è stato pagato e fa parte di una filiera clandestina ed illegale, si espone a dei rischi. Ovviamente per chi lo fa, poi ci sono anche le forme di protezione che la legge accorda come testimone, e, insomma, quelle cose che anche se molto spesso raccontate male, si vedono un po' nelle fiction in televisione, esistono. Però ci vuole tanto coraggio, è quello che io mi sento dire. Bisogna avere il coraggio di denunciare, perché se nessuno denuncia, la magistratura è un po' difficile che ci arrivi da sola. Ecco, avvocato, lei insomma, giustamente sollecita la partecipazione dei cittadini. Quasi sempre i cittadini sono non sempre pronti a prendere queste iniziative, magari ne prendessero di più. Però c'è un problema. Noi abbiamo gran parte del territorio nazionale, ne hanno parlato e continuano a farlo ogni giorno la nostra stampa, ma anche sul web. Noi abbiamo grossa parte del napoletano, ma anche qui nel sud, ma anche nel nord, nel Veneto, ne parlavamo prima con alcuni amici qui in radio. Ci sono delle grosse situazioni di pericolosità. Quando è stata occupata e quindi il territorio è stato inquinato da materiale di ogni tipo, non solo materiale radioattivo, quindi di ogni tipo di pericolosità, di ogni tipo di materiale tossico, nel napoletano fino a Caserta. E quando nel Tarantino abbiamo avuto, lei è di queste parti, quindi conosce le situazioni, con l'intossicazione e i morti che abbiamo avuto e che continueremo purtroppo ad avere per l'intossicazione dell'Ilva, ma non solo dell'Ilva. Ecco. I cittadini dove erano? Le associazioni dove erano? I sindacati dove erano? La presenza di chi doveva controllare dov'era? Le organizzazioni di controllo dove erano? Perché non si può creare ex abrupto una situazione così estesa senza che nessuno veda nulla. Lei che ne pensa? Guardi, il discorso è uno. Per quanto riguarda l'Ilva, lì ovviamente c'è un problema alla base, che molti hanno accettato l'inquinamento e tutto ciò che l'inquinamento comporta pur di conservare il posto di lavoro. Questa è una realtà indiscutibile. Cioè, il problema dell'Ilva non è nato durante il governo Monti o durante il governo Letta o durante il governo Renzi o il governo Gentiloni. È esploso perché c'è stato l'intervento della magistratura che ha riguardato la famiglia Riva e quindi il discorso che la famiglia Riva aveva anche in qualche modo occultato e fatto sparire il denaro che era invece necessario al risanamento dell'Ilva. Ma i problemi dell'Ilva sono problemi che risalgono a più di 20 anni fa. Cioè, tutti sapevano che gli inceneritori dell'Ilva chiedo scusa, di vetusta generazione e quindi avevano delle capacità inquinanti stratosferiche. Oltretutto, con ciò, lei mi insegna, dottore, hanno anche reso un gravissimo danno alla produzione ittica del Tarantino. E voi, Certo. Parenzi, ci siamo sempre vantati in tutto il mondo di dire come sono buone le cozze di Taranto. Più buone delle cozze di Taranto, non esistono cozze in tutto il mondo. Qual è stato l'effetto? Che adesso in molti hanno impiantato gli stabilimenti per la cultura delle cozze nei primi paesi della Calabria, sullo Ionio, perché hanno trovato lì un ecosistema simile a quello che c'era a Taranto prima che l'Ilva producesse il disastro che tutti conosciamo. E chiaramente c'è stato un abbassare la testa, secondo me, da parte dei cittadini e delle associazioni. Lei Cioè, naturalmente, ecco, scusi se la interrompo, lei naturalmente dice cose giustissime e condivisibili. Credo che insomma, i nostri ascoltatori e tutti noi non possiamo che essere d'accordo. Però
il percorso che è stato compiuto da questa, diciamo, situazione di inquinamento ha coinvolto molto l'economia. Se da un lato ha favorito alcuni settori economici, dall'altro ne ha determinato la cessazione, la distruzione. Mi riferisco, per esempio, ad un recupero che sta facendo la mozzarella di bufala, per esempio, nel napoletano. Che insomma aveva grossi centri di esportazione, grossi paesi. Credo e spero che sia stata ripresa questa esportazione, essendo stati fatti dei controlli, quindi non essendoci, diciamo, quella pericolosità che era, diciamo, stata fino ad ora sospettata. Ma tutto questo credo che debba essere anche messo in conto. Lei dice giustamente che le associazioni sono state un po' pigre nel notare, nel constatare queste situazioni, ma non crede che ci sia anche molta ignoranza? Sicuramente c'è, però io credo che anche i mass media abbiano avuto la loro responsabilità nel favorire questa ignoranza. Che l'ospedale di Taranto fosse pieno di malati di cancro e di specie di cancro, che sicuramente lei è molto più in grado di me di descrivere e imputare. Parliamoci chiaro, mesotelioma, parliamo di tumori pleurici polmonari, di tumori del midollo, tutte le sostanze aromatiche, parliamo del benzene, insomma, certo, lei dice cose giustissime. Il fatto che l'ospedale di Taranto, che gli ospedali del Tarantino, non solo l'ospedale di Taranto in sé per sé, gli ospedali della ASL di Taranto scoppiassero a livello di quantitativo di malati affetti da queste patologie, non è una cosa nota, è una cosa che risale a 1 o 2 anni fa, quando finalmente i mass media hanno iniziato a raccontare di tutta la gente che muore a causa dell'inquinamento. Sono cose vecchie, ci sono persone che già 10-15 anni fa hanno iniziato a morire per malattie contratte a seguito dell'inquinamento dell'Ilva. Ma il discorso dell'Ilva è un discorso che va visto anche rispetto alla sicurezza sul lavoro. Cioè, nell'Ilva continuano a succedere spesso e volentieri incidenti anche mortali. Mi pare che l'anno scorso, solo nel 2016, sono morte 3 o 4 operai che sono caduti da Benissimo. una struttura. E oltretutto, se, non ricordo, se la memoria non mi inganna, una di queste morti riguarda un operaio che era è stato un operaio dell'Ilva che era stato preso e messo a svolgere delle operazioni di manutenzione che Certo. neanche gli competevano a livello di mansioni. Esistono, lei sa, studi statistici e studi epidemiologici. Diciamo che entrambi avrebbero dovuto allertare prima che entrasse in attività la magistratura e le forze quindi competenti. Esistono degli studi che vengono quindi percepiti attraverso la statistica e quelli quindi epidemiologici. Io credo che nell'arco dei, diciamo, di qualche decennio questi studi siano stati comunque registrati, ma credo che non abbiano dato, non sia stata data troppa rilevanza e importanza a questi studi. Quindi, oltre alla ignoranza, credo che ci sia stata anche disinformazione. Altro, ma come dicevo prima, i mass media hanno iniziato a farci capire di quello che è il dramma di tante famiglie dove ci sono malati, tante persone per patologie conseguenti all'inquinamento prodotto dall'Ilva, ma saranno un paio d'anni o poco più che i mass media ci raccontano queste cose. Prima i mass media erano assolutamente disattenti, ma disattenti, direi anche assenti rispetto a fenomeni che a Taranto già c'erano. Ecco, parliamo se lei ci consente, parliamo di ignoranza, nel senso di ignorare, perché non tutti possono essere tecnici o essere preparati e non tutti si avvalgono della collaborazione di un tecnico per conoscere quello che può accadere, diciamo, i danni che possono verificarsi in seguito a inquinamento ambientale. Possiamo capire fino a un certo punto, fra virgolette, l'azione della malavita e magari l'inquinamento che è stato e che è comunque tuttora determinato per motivi di operazioni illecite, ma i pubblici amministratori,
dovrebbero, secondo lei, essere molto più attenti. Parliamo, per esempio, ritorniamo a parlare delle emissioni dell'anidride carbonica. Diciamoci, diciamo ai nostri ascoltatori, che non abbiamo molto tempo, nel senso che i gas serra ci stanno ormai coinvolgendo in una situazione di vita che fra non molto viene descritta dagli esperti difficilissima. Parliamo di un effetto serra che determinerà quindi un aumento dell'acidificazione dei mari, un aumento della quantità di sostanze tossiche nell'aria, una diminuzione della presenza di ossigeno e un aumento dello scioglimento del cosiddetto permafrost, e cioè quel terreno congelato che occupa gran parte del nord Europa e che se dovesse continuare o iniziare a sciogliersi metterà nell'aria un sacco di anidride carbonica. Bene, diciamoci che questo aumento di anidride carbonica non farà altro che aumentare la quantità di acqua, quindi di vapor d'acqua, e quindi non farà altro che aumentare la quantità di calore e quindi un aumento delle temperature, quindi un aumento dei livelli dell'acqua. Allora, questa situazione è una situazione che è stata, almeno nella maggior parte dei casi, dagli studiosi imputata all'azione dissennata dell'uomo, quindi è un'azione antropica. Secondo lei, come possiamo noi, in parte, ognuno di noi può fare la sua parte, per migliorare o perlomeno per tentare di frenare una situazione del genere, con o senza le leggi, quelle umane e quelle che abbiamo noi dentro di ognuno di noi, le leggi di comportamentali, insomma? Allora, qui ci sono tutta una serie di riflessioni da svolgere, io cercherò di essere molto sintetico e parlare per flash. Allora, cerchiamo di far capire agli ascoltatori, per una questione di nostra onestà intellettuale, l'inquinamento è un costo nel mondo imprenditoriale. Innanzitutto, ecco, cerco di essere molto semplice nel linguaggio, mi perdoneranno gli addetti ai lavori che magari si aspetteranno da me un linguaggio un po' più aulico, però io vorrei farmi capire da tutti. No, la ringraziamo per questo. Allora, negli accordi internazionali, cominciamo dal primo step, quando si stabilisce, anche per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, quanta anidride carbonica può emettere uno Stato, quando noi sentiamo parlare tante volte del G7 dell'ambiente, del G8 dell'ambiente, in quelle riunioni si negoziano e si sottoscrivono i trattati internazionali o gli accordi internazionali che stabiliscono quanto uno Stato può inquinare. Ora, ogni Stato ha la possibilità anche di vendere le sue quote di inquinamento, d'accordo? E di cederle ad un altro Stato. Ora arriviamo al problema, qual è? Molti Stati cercano di vendere quote agli altri. Chi è che vende le quote? Soprattutto chi non ha il manifatturiero, per esempio. Perché chi ha il manifatturiero al proprio interno, ovviamente ha più interesse a poter inquinare di più. Perché? Perché ovviamente i sistemi a basso tasso di inquinamento sono sistemi molto costosi. Quindi un prodotto qualsiasi che è frutto di una catena, di una filiera a basso tasso di inquinamento, sicuramente ha un costo alla fonte molto molto più alto dello stesso prodotto che invece è stato generato da una catena o da una filiera che ha un tasso di inquinamento più alto. Quindi c'è una forma di compensazione. Allora, uno Stato che non è per lo Stato non intendo soltanto l'apparato centrale, intendo anche i cittadini, gli imprenditori, che non sono molto attenti al discorso ecologico, sono più spinti a dire va bene, facciamo in modo di comprare le quote di inquinamento di qualcun altro piuttosto che non attrezzarci di sistemi a basso tasso di inquinamento, perché a livello economico ci conviene di più. Ora, dal punto di vista umano in sé per sé, quello che vale l'etica, cioè ciò che bisogna far capire soprattutto ai nostri imprenditori, che comunque i primi a pagare le conseguenze di un elevato tasso di inquinamento sono loro, e che ovviamente nei limiti del possibile devono fare in modo di attrezzarsi di impianti che il meno possibile, a prescindere dalle leggi vigenti. Ovviamente poi c'è un ruolo dello Stato che è fondamentale, perché più andiamo in alto, più utilizzare degli impianti per smaltire i rifiuti in un certo modo,
non produrre rifiuti, per non produrre anidride carbonica o per limitare la produzione di anidride carbonica. Ecco, mi perdoni avvocato, la interrompo un secondo solo per dire ai nostri ascoltatori, naturalmente per coloro che non lo sanno, che nella nostra stratosfera tutto quello che emettiamo non rimane naturalmente solo lì nel posto in cui vengono immessi i vapori o il particolato, quello che vogliamo, ma naturalmente i venti, i movimenti vettori, ma anche le temperature, il vapore d'acqua, trasporta tutto quello che emettiamo da una parte all'altra, quindi può darsi che noi possiamo usufruire dell'inquinamento di un paese che dista anche migliaia di chilometri da noi, quindi siamo tutti, come dire, nella stessa barca. Mi scusi se l'ho interrotta, ecco, volevo aggiungere questo. Io no, io purtroppo se mi riferisco al singolo cittadino posso dire che il singolo cittadino ha innanzitutto dei doveri civici, cioè per esempio quello di praticare la raccolta differenziata se vive in un posto dove già la raccolta differenziata è in vigore, di non fare il furbetto, di invece di andare a buttare l'indifferenziato, dice no, me lo metto in macchina, domani lo vado a buttare, ogni una discarica abusiva lo vado a buttare nel paese vicino dove la differenziata non è in corso. Quindi dobbiamo abituarci noi ad essere in qualche modo ambientalisti, tra virgolette, cioè a rispettare l'ambiente. E poi ovviamente ci vuole anche un'azione politica forte da parte di chi ci governa, perché nel momento in cui pretendiamo e quindi obblighiamo un'azienda ad avvalersi di impianti di una tecnologia evoluta, ecosostenibile, all'avanguardia per l'inquinamento, quindi che limiti il più possibile tutte le produzioni inquinanti, ovviamente lo Stato in qualche modo deve, come posso dire, aiutare l'imprenditore che vuole essere diligente e che vuole stare al passo coi tempi, perché l'innovazione tecnologica costa. Lei diceva giustamente, dottore, nulla rimane a sé stante, cioè nel momento in cui qualcosa viene smaltita, prima o poi da qualche parte i residui devono andare a finire. Però è anche vero che in base all'evoluzione della tecnologia questi residui, come posso dire, che poi negativi, nel senso che producono inquinamento, che producono patologie, che producono infezioni, ovviamente in qualche modo possono essere debellati o attutiti. Ma questa evoluzione tecnologica, torno a dire, ha dei costi, e noi in questo momento purtroppo abbiamo una compagine politica che non sostiene in nulla gli imprenditori che vogliono essere al passo con i tempi e che vogliono investire. Quindi abbiamo bisogno di una, ecco, quindi quello è il punto cruciale, esattamente questo, cioè abbiamo bisogno di una classe politica, naturalmente non soltanto per il nostro paese, ma una classe politica che gestisca le cose del mondo molto molto più illuminata nel senso che è molto più attenta a questi problemi, anche perché il punto di non ritorno non è molto lontano. Ci sono già situazioni previste e future che alcuni esperti hanno già individuato. Se il livello del mare si dovrà alzarsi, è inevitabile che questo avvenga, soltanto di alcuni metri, alcune città di tutto il mondo sono destinate a scomparire. Allora, senza fare allarmismi, quello che ci serve è, come lei diceva giustamente, intanto una classe politica molto ma molto preparata, ma anche consapevole, ed è quello a cui dobbiamo mirare, perché una classe politica preparata e consapevole e deve essere in grado di prendere ora, adesso, in questo momento, delle iniziative immediate, perché tempo non ne abbiamo. È d'accordo lei? Io dico che oltre che preparata deve essere anche onesta. Guardi, io le dico, questo è un mio pensiero personale, è una mia sensazione. Io mi occupo nella mia vita professionale prevalentemente di diritto commerciale. Quello che è la mia impressione sull'Ilva di Taranto è questa. Quando è montato il caso dell'Ilva di Taranto? Quando ufficialmente si è scoperto che la famiglia Riva aveva commesso dei reati. Quella, secondo me, è la scusa ufficiale. Ma la realtà è una. Taranto è nata nel momento in cui in Italia si era costituita un'altra lobby che cercava di, come posso dire, acquisire tutto il mercato interno italiano vendendo dell'acciaio anche di buona qualità che arrivava
dalle industrie cinesi o indiane, e che ovviamente costava un terzo rispetto all'acciaio prodotto dall'Ilva. Certo, oltre agli inceneritori. Quindi, oltre agli inceneritori, al problema degli inceneritori, c'è un problema anche di natura commerciale. L'acciaio dell'Ilva in questo momento è un acciaio fuori mercato. Quegli acciai che arrivano dall'India o dalla Cina o comunque da altri paesi asiatici, che nonostante i costi di trasporto, però comunque sono sempre più vantaggiosi, più competitivi sul prezzo rispetto all'acciaio che viene prodotto dall'Ilva. Allora io che cosa penso? Siccome io credo che nulla succeda mai per caso nella vita, non, ho sempre la sensazione che questa bagarre sull'Ilva, e che secondo me alla fine porterà alla chiusura dell'Ilva, sia una bagarre creata da una lobby che aveva interesse ad acquisire il controllo totale del mercato dell'acciaio interno in Italia. E siccome l'unico competitor, certo, fabbriche cinesi o indiane era proprio l'Ilva, ovviamente chiudendo l'Ilva nei suoi vari stabilimenti, quello di Taranto in primis, ma poi c'è quello di Genova e ce ne sono altri più piccoli in Italia, e chiusa l'Ilva si elimina qualsiasi competitor. Quindi questa lobby che riesce a controllare l'importazione dell'acciaio dall'India o dalla Cina o dal resto dei paesi asiatici riuscirebbe a diventare un vero e proprio monopolista sul mercato italiano. Ecco, torniamo alla illuminazione dei nostri politici, alla capacità di prevedere. Credo che anche loro abbiano perlomeno un settore che nel momento in cui ci si creano situazioni di disagio e di inquinamento ambientale tali da determinare un aumento del numero delle patologie croniche, parliamo soprattutto di tumori e di patologie croniche determinate dall'inquinamento, mi viene in mente l'arsenico nell'acqua, nelle falde, giusto per dirne una, oppure come diceva lei prima, l'amianto, l'asbesto, eccetera. Questi signori dovrebbero sapere che una situazione del genere imporrà un aumento delle spese. Io faccio sanità, mi interesso di sanità, un aumento delle spese nel mondo sanitario, perché aumenteranno le patologie croniche. Allora, a fronte di iniziative come per esempio quella di dare agli sportivi uno stadio molto bello, molto nuovo, molto innovativo, di cui si parla magari quasi sempre nelle nostre informazioni televisive, vedo che la nostra politica dà molto poco risalto a questo problema. Avremo bisogno sicuramente di maggiore impegno nella tutela della sanità, nella cura della sanità, ma soprattutto avremo bisogno anche di ospedali, di maggiori tutele di natura sanitaria. E lì che facevo anche riferimento, perché quando la classe politica non pensa, o comunque non ha, o non assume, non si assume il compito di prevedere, non ha motivo di esistere una classe politica che non preveda, che non studia, che non diciamo vede oltre, perché a lei è consentito farlo. Che ne pensa? Guardi, io le rispondo con un caso concreto che non riguarda l'Italia, che lei sicuramente conoscerà in modo più approfondito del sottoscritto. Mi permetto di richiamare un po' la bagarre che è nata su Medical Care, che è la legge sull'assistenza sanitaria gratuita che è stata introdotta da Barack Obama negli Stati Uniti e che poi il presidente Trump, a torto o a ragione, ha inteso abrogare. Il medical care aveva soprattutto la funzione di garantire a una parte molto consistente della popolazione statunitense la possibilità di fruire gratuitamente di tutte le cure necessarie a contrastare quelli che sono gli effetti più macabri del diabete. Negli Stati Uniti c'è un quantitativo di popolazione ammalata di diabete che fa paura. Quindi negli Stati Uniti è molto più frequente che in Italia dover ricorrere alle amputazioni che si fanno quando il diabete comporta alla cancrena degli arti e ovviamente alla sostituzione degli arti con le protesi. Questo tipo di interventi
andando subito al sodo, comporta dei costi molto molto alti. Ora, il problema che però Obama non è riuscito a risolvere non è stato quello della lotta, per, o meglio della tutela contro la patologia, ma è stato quello della prevenzione della patologia, perché per poter combattere un diabete così esteso bisogna ovviamente fare una battaglia per l'alimentazione sana. E lo stesso vale per quanto riguarda la lotta contro i tumori che sono generati da fenomeni di inquinamento. È chiaro che la prima cosa da fare in questo momento è garantire, attivarsi per garantire un'adeguata assistenza sanitaria per coloro che purtroppo sono già affetti da patologie. E lei sa meglio di me quali sono i tempi biblici, che ci sono le liste di attesa molto molto alte che ci sono per poter fare una risonanza, una PET, una TAC, insomma, quegli accertamenti che sono come il pane quotidiano per chi soffre di patologie tumorali. Ma il problema fondamentale è quello della politica di prevenzione, perché nel momento in cui vado a fare soltanto la cura andrò a produrre una serie di costi che andranno sempre di più a crescere, ma che questa crescita diventerà esponenziale e non avrà mai fine. Quindi ad un certo punto si arriverà a dei costi talmente improponibili per cui inevitabilmente ci sarà una selezione quasi darwiniana, casuale, oppure politicizzata, perché magari le cure le avrà soltanto il raccomandato. Ma certamente in un sistema dove il 60% della popolazione di un paese ha dei problemi seri, ben difficilmente si riuscirà a sostenere i costi per permettere a tutto questo 60% di fruire delle cure. E come si fa a far scendere questa percentuale? Soltanto con le politiche di prevenzione. Quindi, infatti, prego, prego, Cademo. Quindi le lacune sono duplici. Innanzitutto abbiamo un sistema sanitario che è allo sfascio, ma su questo sicuramente c'è chi può riferire meglio di me. Io sono concertato per come funziona la sanità. Qualche volta a livello provocatorio vorrei tanto che i nostri addetti al servizio sanitario andassero a formarsi in altri sistemi europei per capire come si gestisce la sanità, perché il problema non è sui medici. Noi abbiamo una classe di medici secondo me estremamente preparata. Io di fronte ai medici italiani, di fronte a voi, mi tolgo sempre il cappello, perché siete delle persone molto molto umane, molto molto preparate. Il problema è il management delle strutture sanitarie che fa pena, perché ci sono criteri soltanto di natura politica, e invece non ci sono, non vi è assoluta, nel modo più totale, la selezione secondo dei criteri meritocratici e di risultato, così come invece avviene negli stati civili. Infatti verrebbe da dire che il danno alla salute, lo dico da medico, potrebbe più essere generato più che da un inquinamento ambientale, forse da un inquinamento sociale. E lei ha messo il dito sulla piaga. Ci vorrebbero altre 25 trasmissioni per parlare diciamo della inefficienza del nostro sistema sanitario, anche se io ne faccio parte. Diciamo, non sarebbe difficile cogliere una sola valutazione. Vorrei proporre ai nostri ascoltatori che a fronte dell'impegno sulla somministrazione dei vaccini abbiamo 12 milioni di pazienti circa, soprattutto persone adulte, anziane, che non si curano più perché non hanno la possibilità di farlo, costa troppo curarsi. Bene, detto questo, io tornerei, anche perché il tempo che ci rimane, gentilissimo avvocato Sesta, è molto molto poco, credo di essere riuscito a concentrare in quest'ora diciamo gli argomenti più importanti, ma una domanda ancora credo che rimanga da fare fra quelle diciamo prioritarie. Lei diceva prima che il sistema sanitario, devo farlo sul sistema sanitario perché la legge va di pari passo con la salute. Crede che il sistema sanitario di cui ci siamo dotati andrà sempre peggio, o si possono, secondo lei, individuare
la faccio all'avvocato, io medico la faccio a lui, però è come se stessi facendo a me la domanda. O crede che ci possano essere delle possibilità di miglioramento? Guardi, io penso che le possibilità di miglioramento ci sono. Ovviamente a me ecco, mi piacerebbe molto, per esempio, un confronto tra un manager che gestisce le strutture sanitarie in Puglia, dove ci sono dei problemi, un manager che magari gestisce strutture sanitarie in Campania o in Sicilia, dove ci sono dei problemi ancora più grossi da risolvere, e un manager che invece opera per esempio in Veneto. Io vorrei capire perché in Veneto si riesce Certo, a certo. fare una sala operatoria 24 ore su 24 e qui invece un turno di sala operatoria si riesce a fare soltanto un turno di sala operatoria al giorno, neanche due. Certo. Sono dei problemi. I problemi, ripeto, sono legati al management. Non sono legati ai sanitari. Certo, ci sono anche delle strutture che vanno corrette e io adesso lo dico da paziente. Io sono sconcertato quelle volte in cui vado al policlinico e vedo tanti e quanti di quegli ausiliari che si guardano la televisione beatamente. Così come non concepisco, e ripeto, e questa è un'esperienza mia personale, essermi recato al pronto soccorso una sera l'anno scorso. Sono recato al pronto soccorso e ho trovato 12 guardie giurate al pronto soccorso, ma che insomma, per quanto ci sia un pericolo, eccetera, eccetera, c'erano 12 guardie giurate, 4 persone che stanno in pianta stabile per legge perché c'è il distaccamento della questura. Cioè, Eh sì, insomma, queste strutture magari non hanno nulla né di pronto e magari poco di soccorso. Vabbè, insomma, al di là dei codici c'è da fare lunghe attese, però una cosa che credo debba essere colta da quello che ha detto è che le strutture sanitarie non possono fermarsi. Non possono fermarsi i giorni festivi o durante le ore notturne. Chi ha bisogno di assistenza, chi ha bisogno di fare un esame con una certa urgenza, non ha nessuna remora nel recarsi presso una struttura sanitaria per fare un esame anche durante le ore di notte o durante le ore festive. Credo che questo sia una sollecitazione che noi lasciamo qui nel web, lanciamo ai nostri ascoltatori, ma spero che ci ascolti anche qualcuno che possa diciamo, operare in questo senso. Credo che l'orario purtroppo l'ora è tiranna, il tempo anche, quindi io se il nostro regista ci dice se dobbiamo continuare, abbiamo ancora un po' di tempo, oppure abbiamo la necessità di dover salutare il nostro ospite sperando di poterlo riavere in una prossima trasmissione. Rosario, che ci dici? abbiamo ancora 7 minuti. Bene, allora, visto che abbiamo 7 minuti, continuiamo magari, se lei è d'accordo, avvocato, su alcuni aspetti, nel vedere alcuni aspetti di questa situazione. Nel Tarantino, parliamo del Tarantino. Il Tarantino ha una grossa problematica, naturalmente di salute, collegata naturalmente all'inquinamento, ma l'inquinamento di cui parlava lei prima molto bene, inquinamento ambientale, la viticoltura è stata danneggiata. Ma le strutture sanitarie che sono state lì attenzionate forse hanno delle carenze. È una domanda che, ripeto, dovrei porre a me, ma la pongo a lei. Una modifica lineare del sistema sanitario pugliese che la nostra regione ha inteso attuare, ma forse non crede che sia un po' deficitaria per quelle che sono le emergenze in questa città e non solo in questa città? Allora, noi abbiamo un problema molto serio. Parlo di Bari, ma credo che Taranto sia la stessa cosa e lo è un po' tutta la Puglia. Purtroppo c'è stata una scellerata, a mio avviso, un progetto di come distribuire i centri di soccorso. La prima cosa che bisogna fare è capire come rendere efficiente il sistema, quindi cercando di non aumentare i costi, come il sistema va reso efficiente. Devo dare atto a quello che diceva qualche suo collega. Al pronto soccorso spesso e volentieri ci si presenta per patologie che potrebbe curare tranquillamente
il medico di base, o comunque potrebbero essere curate in guardia medica. Allora, i primi interventi da fare sono degli interventi, secondo me, abbastanza semplici, cioè quello di riattivare delle buone guardie mediche rionali. Se io ho un mal di pancia, non è necessario che vada pronto. Dovrei poter andare innanzitutto alla guardia medica, sperando che lì possa trovare un medico in grado o di farmi, chiedo scusa la mia sintesi, di praticarmi una terapia farmacologica immediata, oppure invece di mandarmi subito da pronto soccorso qualora con quella qualora manipolando l'addome, per esempio, si renda conto che ci potrebbe essere una colica appendicolare in corso. E ovviamente questa scrematura è pure fondamentale, perché è chiaro che un pronto soccorso dove si presentano 50 pazienti funziona in modo diverso rispetto ad un pronto soccorso dove invece se ne presentano in 20. C'è anche un altro problema, me lo lasci dire: tanta gente non ha soldi per pagare il ticket. Quindi il pronto soccorso oggi come oggi è anche invaso da tante persone che sperano che un loro mal di denti possa rientrare in un codice giallo, in un codice rosso, per non dover pagare il ticket, perché altrimenti non hanno la possibilità di pagare il ticket, e i ticket non sono blandi, glielo garantisco, i ticket sono seri, perché soprattutto quando una persona, purtroppo per una sua disgrazia, ha bisogno di fare plurime analisi, plurimi accertamenti, di fare più visite, può anche arrivare a spendere diverse centinaia di euro di ticket in un giorno, e non è detto che tutti abbiano questa possibilità, anzi in pochissimi oggi hanno questa possibilità. Se io devo far pagare 50 euro un ticket per un prelievo di sangue su una famiglia che ha un reddito medio di 1500 euro, significa probabilmente che gli vada a toccare buona parte della somma che è destinata alla spesa alimentare settimanale, queste persone che mangiano. Quindi bisogna fare anche molta attenzione a questo, a ridistribuire il problema delle esenzioni del ticket anche, perché ripeto, tanta gente si butta nei pronto soccorso ingolfandoli senza giusto titolo per utilizzare quello come canale per non dover pagare il ticket. Benissimo. Bene, avvocato, siamo partiti dall'inquinamento ambientale, dall'ecomafia, ma non potevamo non parlare anche nell'ultima parte di sanità. La sanità è come il sale, insomma, sta dovunque, e quindi non si può non parlare di sanità. Intanto ringraziamo il nostro ospite, avvocato Leonardo Sesta, del Foro di Bari. Grazie per la sua presenza, per le cose molto belle che ci ha detto, molto interessanti, e spero di poterlo riavere ospite al nostro programma. Io intanto cedo la parola al, non so se Massimo Bonella ha delle notizie che ci deve comunicare. Pronto Massimo? Sì, sì, siamo collegati, dunque ce n'è una solo che emerge, diciamo così, che merita di essere ricordata. Dunque parliamo di un'altra donna uccisa. Un uomo la seguiva dappertutto da anni, aveva presentato due denunce contro il suo stalker, ma erano state entrambe archiviate. Lo riferisce un'amica di Esther Pasqualoni, il medico ucciso a coltellate a Sant'Omero in provincia di... dunque probabilmente andate via la voce, vi riprendo un attimo la notizia, ho visto che c'è stato un problema. Allora abbiamo la notizia che parla di un uomo che seguiva continuamente dappertutto da anni questa donna, la quale poi aveva presentato due denunce contro il suo stalker, ma erano state entrambe archiviate. Ecco, lo riferisce un'amica di Esther Pasqualoni, il medico ucciso a coltellate a Sant'Omero, siamo in provincia di Teramo. L'uomo racconta, l'amica della vita, ma la perseguitava da diversi anni, la osservava e la seguiva sempre dappertutto, si era intrufolato addirittura nella sua vita, non sappiamo neanche come, con artifici e raggiri. Non era un suo ex, non avevano niente a che fare, era solo ossessionato da lei. Questa purtroppo la notizia che
che emerge. Ricordiamo, visto che abbiamo ancora mezzo minuto, il caso Englaro, il padre di Eluana Englaro, Beppino, verrà risarcito di quasi 133 mila euro dalla regione Lombardia. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso della regione che non si fece carico del ricovero della ragazza in stato vegetativo per 17 anni in una struttura sanitaria adeguata per la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione come richiesto dal padre. Per questo Eluana fu poi trasferita dalla casa di cura di Lecco alla casa di riposo La Quiete di Udine, dove morì il 9 febbraio del 2009. Vediamo se ci sono delle ultime ore al volo. Vediamo se riusciamo. No, non c'è nessuna novità di rilievo. Io direi a questo punto alle 23:01, Ugo, di chiudere qui. Ti restituisco la linea. Saluto anche il tuo ospite. Ho sentito delle cose molto, molto interessanti. Vi auguro un buon proseguimento di serata a voi tutti che ci avete ascoltato finora. Linea Ugo. Bene, grazie Massimo, direttore di pianetaoggitv.net, Massimo Bonella. Rosario Moreno, il nostro regista, se ha da fare delle comunicazioni, se no mi dà la possibilità di chiudere, di salutare i nostri ascoltatori. Benissimo, l'unica comunicazione è che al termine di questa trasmissione chi si fosse perso qualche cosa la trova già pronta sulla nostra pagina su Facebook, la può già riascoltare. Vai Ugo. Benissimo, allora grazie al nostro regista Rosario Moreno, grazie all'avvocato Sesta, grazie alla collaborazione offerta preziosissima di Massimo Bonella, un caro saluto ai nostri ascoltatori e a risentirci il prossimo mercoledì alle 18:30 e poi alle 22 con Osservatorio Antimafia. Buonanotte.